creature ombra! Ma mi prendi in giro? Lo so, arrivo subito, perché sto facendo la babysitter! Damian, torna subito qui! Mio padre crede che mi serva una babysitter. È offensivo. Sono stato cresciuto dalla Lega degli Assassini, addestrato da guerrieri spietati. Non ho bisogno di un incompetente che si occupi di me come se fossi un comune moccioso. Bene, ma anche i piccoli assassini saputelli devono dormire. Andiamo. Dormire? Sono l'erede del pipistrello, il nipote di Ra's al Ghul. Io non dormo. Damian, io devo aiutare i miei amici. Non posso perdere tempo con te. Va bene. Non voglio sprecare il tuo tempo prezioso, visto che a quanto pare non sono un tuo amico. Mi dispiace. Non volevo... Ti rimbocco le coperte e ti leggo una storia? No, non è necessario. Buonanotte. Beh, va bene allora. Wonder Woman, vengo ad aiutarvi. Ehi, rallenta! Che cosa vuol dire che sono scomparsi? Robin! Abbiamo preso il ragazzo Meraviglia. Se ci lascerai tornare nell'ombra, non gli faremo del male. Certo, come no. Arrivano i rinforzi, Damian! Lasciatemi indovinare. Mi avete rapito mentre dormivo e ho continuato a dormire. Molto divertente. Non sapete chi sono io? A quanto pare non siete stati molto bravi. Quando dovete legare qualcuno, non potete usare un nodo semplice. Suggerisco una gas adamante o un mezzo collo. Secondo un'analisi iniziale della sporcizia, il supercomputer dice che questa strana composizione è intrisa di energia elettrica. È impossibile che le creature ombra siano entrate nella mia stanza se non attraverso il mio telefono. Il che significa che hanno usato una combinazione di onde radio e corrente elettrica. Eccellente! Almeno questo nodo sarà più o meno una sfida. Ora, parliamo del vostro aspetto. Non dico di indossare il mantello di un pipistrello, ma vi consiglierei qualcosa di un po' più... drammatico. Robin! Avrei dovuto immaginarlo. Batgirl, qui ho tutta la situazione sotto controllo. Dovresti aiutare i tuoi amici. Lo sto facendo. Robin, mi dispiace per quello che ho detto. Tu non sei una perdita di tempo. E sono molto felice che tu stia bene. Va bene, andiamo. Potrei rimboccarmi le coperte, ma non posso prometterti che dormirò. Per concludere, nel giorno della Terra ricordatevi di riciclare! Pensate a tutte le piante che in questo modo aiuterete! Non dimenticate l'opuscolo sui vantaggi di rispettare l'ambiente! Anche questo è riciclabile! Il tuo mondo ha strane regole riguardo alla spazzatura. Non abbiamo mai avuto questo problema su Krypton. Finché non avremo una comprensione kryptoniana della scienza, il riciclaggio è l'opzione migliore che abbiamo. Ehi, com'è possibile? Cara Supergirl, ho trovato questo nella tana di Brainiac. Per favore, tienilo al sicuro, cugino Kal. È la città bottiglia di Kandor, l'unica città kryptoniana rimasta nella galassia. Oh, guarda quelle persone minuscole! Scusa, era scortese. Non dovrebbero essere all'aperto, è troppo pericoloso. Un secondo, vado a cercare un posto per loro. Ciao, bambola! Harley, attenta! Ma che cos'è una specie di bibita gassata? Mi piace un sacco scuoterle finché non esplodono! Scusa, è un progetto per la scuola molto fragile. La colla si sta ancora asciugando. Buone notizie, Grodd ha un posto dove tenere al sicuro la città. Perfetto, la porto subito lì. Oh no! Oh no! Oh!
lascerò più soli. Stai bene? Che cos'è successo? L'ultimo pezzo del mio mondo è appena stato incenerito. Ed è stata tutta colpa mia. Ma che cosa stai dicendo? Poison Ivy ha la città bottiglia proprio lì con sé. Ma l'ho appena vista scomparire. La settimana scorsa ho installato un meccanismo per la raccolta delle bottiglie. Quando si tratta di riciclare non si è mai troppo prudenti. Grazie. Prometto di rispettare l'ambiente per il resto della mia vita. Quindi il tuo progetto speciale con le bottiglie si è asciugato? Mi dispiace, Harley. Verrà conservato in un posto sicuro. Dove? Al sicuro.